grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Salve da Simone Merini e benvenuti a una nuova puntata di Una città per cantare, puntata questa volta dedicata ai grandi cantautori bolognesi, progetto voluto, portato avanti dal bravissimo Federico Icardi, che in ogni suo spettacolo, Tappa Live, porta dal vivo personaggi, artisti nuovi che si vogliono far conoscere, cantautori, cantanti. Però siamo a Bologna, il massimo ispiratore, il massimo artista di Bologna è naturalmente il grandissimo Lucio Dalla. Questa puntata è dedicata a lui perché? Perché sono qua con un grandissimo artista, non soltanto artista, scultore, ma ancora di più, e lo conosceremo insieme, Carmine Susini. Sì, buongiorno a tutti. Sono onorato di essere qua, di essere stato invitato dalla Fondazione. Mi state accogliendo molto bene, sono contento del bolognese. Ho avuto un'accoglienza eccezionale. Grazie a tutti. Carmine Susini, ecco perché parlavo di Lucio Dalla, perché è l'autore della celeberrima opera, dico celeberrima perché tutti ormai a Bologna non fanno altro che farsi dei selfie con questa stupenda opera, statua in bronzo, in Piazza dei Celestini, dedicata al grandissimo Lucio Dalla, lo vedete? Ecco, un'opera tra l'altro che ha avuto un successo incredibile l'anno scorso all'Expo, perché è proprio l'Expo di Milano, era situata nel Decumano e Vittorio Sgarbi l'ha voluta sentitamente anche nella mostra I tesori d'Italia, giusto? Sì, sì, certo, è piaciuto a Sgarbi questo nuovissimo linguaggio artistico, soprattutto la parte concettuale di questo mio nuovo linguaggio, la cornice, il selfie, il mondo virtuale. E qui a Bologna sto avendo anche tantissime soddisfazioni, che addirittura l'università, la facoltà di scienze della comunicazione si sta interessando, stanno facendo delle ricerche a questo mio nuovo linguaggio, che lo ritengono molto interessante. Assolutamente nuovo questo linguaggio, infatti lo vedete, l'opera di Lucio Dalla è estremamente coinvolgente, abbraccia chi si avvicina a lui, ha un sacchetto che tiene in mano, che lo offre, e ha un sorriso estremamente rassicurante. Beh, io ho avuto modo anche personalmente di conoscere Lucio Dalla, estremamente vicino alla gente, non era nella campana di vetro come tanti artisti famosi, ma proprio stava in mezzo ai suoi amati bolognesi e non solo, tutti coloro che venivano a vedere questa straordinaria città. Ecco, le dicevo, vogliamo entrare nel merito dell'opera con qualche dettaglio? E cosa devo dire? Quest'idea diciamo, questo nuovo filone è nato circa 10 anni fa, che ho pensato di coinvolgere la gente con la mia arte, cioè arte popolare che deve stare in mezzo alla gente, fruibile e piacevole, che deve anche emozionare. E allora ho cercato di fare interagire la gente con l'opera d'arte. E poi non più andare al museo per vedere l'opera d'arte, ma l'opera d'arte deve stare in mezzo alla gente e la gente deve interagire con l'opera d'arte, perché per me è una grandissima soddisfazione, è una condivisione che la gente fa. E poi quando vedo che la gente si emoziona, io mi emoziono ancora di più, è un dare e avere emozione, una grandissima soddisfazione, più dei soldi, questo è bellissimo. Io in questo senso assomiglio anche a Lucio, per questo. Tra l'altro in quest'opera hai colto veramente lo spirito di Lucio e tra l'altro, anzi diciamolo, sono incredibili le collaborazioni importanti che hai avuto nel tempo, tutta la tua attività artistica incredibile, che chiunque la può vedere anche sul tuo sito, no? Sì, c'è qualche cosa, è da sistemare, il sito è fatto male,
lo faremo, lo miglioreremo, un po', c'è un po' di confusione. Su carminesusini.it naturalmente, su Google scrivete Carmine Susini, vedete quanta produzione artistica. Ma ecco, diciamo, per terminare, anche per aggiungere qualcos'altro ancora a quest'opera così estremamente coinvolgente, una curiosità: quanto tempo hai impiegato per realizzarla? Allora, io dico sempre, questa è una mia creatura. Ci ho messo 9 mesi, cioè l'ho partorita 9 mesi. Questo basta pensare, le fasi sono tantissime. Tra l'altro rimarrà qua a Bologna fino al 31 di marzo in Piazza dei Celestini, ma dove andrà dopo, se uno volesse seguirla? Ma quest'opera girerà il mondo. Il mondo. È invitata nei grandi eventi internazionali. Allora andrà a Matera, che Matera è la città della cultura europea, e ci saranno tanti eventi, andrà anche quest'estate. Poi forse andrà al Festival di Sanremo, il prossimo festival, e poi andrà a Sorrento, dove è invitato a Sorrento, lui è inciso Caruso, in Sicilia, perché lui ha vissuto in Sicilia, stanno organizzando un bellissimo evento anche in Sicilia, verranno tanti cantanti, amici di Lucio, e poi andrà all'estero. Stiamo facendo un calendario che neanche a farlo apposta, il mio manager e il suo manager. E quindi andrà ovunque. Tra l'altro qua a Bologna non solo è stata la più selfata, si può dire così, tra i bolognesi, ma anche proprio di amici artisti che hanno avuto modo di collaborare, di essere proprio a contatto con il grande Lucio, per esempio anche Andrea Mingardi, ho visto la foto anche recentemente, non solo lui ma tanti altri. Sì, certo, quel giorno all'inaugurazione c'era tantissima gente, alcuni non si sono fatti notare per tanti motivi, magari vengono la mattina presto oppure di notte a vederla. Ricordiamolo anche che l'inaugurazione è stata proprio nel quarto anniversario della morte di Lucio, che avrebbe compiuto 73 anni, ma Lucio per me è eterno, rimane sempre con noi. E tra l'altro, infatti, i bolognesi quest'opera la vorrebbero sempre qua. Infatti, allora, cosa si può... Hai inventato qualcosa per lasciare qualcosa qua? Sì, questa è casa sua. Senza dubbio, e siccome questa qui è invendibile, e allora ne creerò una simile a questa qui, con questa caratteristica mia dell'interattività, che con questo sguardo che deve emozionare, abbraccia, sorride e offre, perché lui era generoso. Perfetto Carmine, guarda, sei stato estremamente chiaro, i nostri amici fino al 31 di marzo possono venire a vedere naturalmente l'opera qua in Piazza dei Celestini, vi invito anche naturalmente a seguire la straordinaria opera artistica, la produzione artistica incredibile di Carmine Susini sul suo sito, anche, ripeto, www.carminesusini.it, su Google lo scrivete. Grazie, è veramente stato un piacere, un onore averti qua e intervistarti, e Lucio è sempre qua con noi. Tanti che pagano il mio pranzo non c'è, sotto le stelle in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è per nessuno. Dormo sull'erba e molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo, amore, amore do, quanto ne ho. Con mai di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio
Avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai, amore mio. Non l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, la, la, la. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non hanno padroni come me, attorno a me. Cadono come palloni di fango, io ricordo, e di nebbia, di una bassa nebbia, di una bassa categoria, di chi gioca in periferia e sempre con la stessa compagnia. Chi non si ricorda il vecchio Pascutti, un nonno per tutti i giocatori, poi sorridenti, guardaline di parte, poi secchi d'acqua, gelida d'inverno, o quel mister che per noi era il Padre Eterno. Miracolava il male del contrasto di gioco, o quella bandierina che si alzava, che però non decideva il fuorigioco, che però gli suggeriva il fuorigioco, ma gli scoppi del primo sole si giocava anche nella prima campagna, l'odor di fieno che bloccava il fiato e il profumo di ciliegie d'erba Spagna e il profumo di ciliegie d'erba Spagna.
hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata una mattina, birichina, birico. Che la notte ed eran botte, Dio, che botte. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso molto e sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è di essere normale. Sono uscito dopo una settimana, non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra. Abbiamo fatto niente e sono rimasto solo, solo come un deficiente. Tirando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto. Gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino. Mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice: sono di Berlino. La la la, la 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 la. A Berlino ci sono stato con Bonetti, è un po' triste, molto grande. Però mi sono rotto, torno a casa, mi rimetterò le mutande. Prima di salire le scale mi sono voltato a guardare una stella. Sono molto preoccupato, il silenzio mi ingrossava la cappella. La la la, la la la. Ho fatto le mie scale e alla volta mi sono steso sul divano. Ho chiuso un poco gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano. È talmente amato Lucio Dalla da Bologna e dal mondo intero che magari si potesse materializzare ancora una volta. Lucio! Che è successo? Ciao Lucio, ma ti sei materializzato improvvisamente? Magari, magari Simone, magari, magari. Fosse vero, sarebbe così bello, ma mica per me, però
per tutti quanti queste persone che ci sono qui a vedere la sua immagine, che è bellissimo, a dir poco è bellissimo, però voglio dire, è solo un onore per me rappresentare Lucio. Oddio, è stato lui a definirmi il suo socio ufficiale, però mi fa vivere momenti come questi bellissimi che non dimenticherò mai, difficilmente che dimenticherò per il resto della mia vita. È molto bello a dir poco, anche dal fatto che magari molta gente ti chiama, magari ti cerca per fare delle apparizioni, perché no? Anche Federico Icardi, molto carino a chiamarmi nei suoi spettacoli, cioè, giusto per rappresentare Lucio, però io posso solo raccontare quello che realmente vivo, quello che realmente mi ha dato Lucio, visibilità, conoscenze, vuol dire tanto per me. Comunque voglio dire alle persone che sono qui presenti, perché no, e soprattutto a quelli che ci ascoltano, che io sono un imbianchino e lui mi ha scelto dicendo delle parole bellissime, che è stato qui a Bologna qualche un po' di tempo fa, dicendo solo, non la voglio portare per le lunghe, comunque disse solo al pubblico di Bologna, disse: questa sera è un comunicato stampa che vi devo fare, che vi devo presentare a Vito, il mio gemello preferito. Mamma mia, potete immaginare. Bellissimo, Vito. Vito, diciamo anche il cognome comunque, Vito? Sì, Vito Deri. Vito Deri, che tra l'altro non solo ha un rapporto di grandissima amicizia con il grande Lucio, ma hai partecipato a tante sue trasmissioni. Diciamone una così, era La Bella e la Bestia, giusto? La Bella e la Bestia, Festival Bar. Gianni Morandi anche. Esatto. Sì. E poi la cosa che l'ho sostituito al concerto di Gigi D'Alessio davanti a 40.000 persone, non so se mi spiego. Ah, un episodio curioso, in che senso l'hai sostituito? Perché lui non poteva andare. Aveva altri impegni, ha mandato me come sostituto, insomma, ecco, chiaramente non ho cantato, però quando è andato in onda il suo pezzo, chiaramente sono andato io in playback. Bella, una cosa estremamente curiosa. Quindi Vito, veramente è un piacere essere qua con te, accanto alla statua, visto che è stato bella in bronzo, Carmine Susini, veramente è stato straordinario a fare un'opera simile. Straordinario è poco, dire di più, perché credetemi, ho il piacere di stare vicino a questa persona, a parte la sua semplicità, poi credo di avere che questa persona qui ha delle mani d'oro. Cioè, la statua è di bronzo, però credo che lui abbia delle mani d'oro a riprodurre un personaggio come Lucio, che nei dettagli è proprio uguale. Se voi... Totalmente identico, fedelmente identico, lo stesso sguardo, proprio la bontà che c'era. Tu hai avuto modo di conoscere bene Lucio di persona. Com'era Lucio nella vita di tutti i giorni, in privato, il suo carattere? Era di una semplicità incredibile, anche se magari qualcuno diceva che aveva la puzza sotto il naso, nel modo più assoluto proprio, credetemi, era l'amico di tutti, si concedeva a tutti quanti, sia con le foto, gli autografi soprattutto, cioè è stata per me... Si gira in centro, ovunque, tranquillo, mentre ci sono degli artisti che girano con 40 guardie del corpo, diciamolo, è vero? Se quelli là se la tirano, Lucio era sempre da solo, o con qualche amico... Con qualche conoscente sicuro, però lui era la persona semplice. Un po' come il suo amico Gianni Morandi, che a volte lo vediamo in giro che fa footing 40 km di corsa ogni giorno tranquillamente, senza guardare il corpo, tranquillo. Quelli sono veramente i grandi, giusto? Sicuramente, perché sono persone semplici, nonostante tutto la loro popolarità che hanno, è normale che sono le persone che si concedono a tutti quanti, chiaramente alle persone che li vogliono bene e che gli danno la possibilità di andare avanti acquistando i loro dischi, le loro canzoni, e a sentire la loro musica, che è la cosa più importante, credo. Poi diciamo un'altra cosa, Lucio, una grande generosità, anche con Piazza Grande, le serate da Napoleone, quindi le iniziative anche per i senza tetto, diciamo, è importante. Infatti, tra l'altro, questa opera qua è stata voluta non soltanto dalla fondazione di Lucio Dalla, ma anche da Piazza Grande, quindi voglio dire un connubio importante. Ma sicuramente sì, perché io sono stato testimone di varie occasioni per quanto riguarda questo che hai appena detto tu, perché tutte le epifanie Lucio prendeva i 50 sotto, senza fissa dimora, e li portava a cena, e poi Lucio dava anche il regalino, insomma, della Befana. Un cuore grande che si materializza veramente con te, naturalmente, come sosia, ma con questa statua veramente incredibile, a dire poco, in bronzo, lo ricordiamo, del grandissimo artista Carmine Susini.
Io sono qui, aspetto da mezz'ora. Nelle mani sento già l'adrenalina e vederti dalla mia cucina. Ma che per me è una novità, ma che storia è, ma che bello è. E intanto dopo un'oretta ti convinco e fu lì che ne approfitto dei tuoi fianchi morbidi, di quella voglia che ho di te. Ma tu lo sai cos'è? Chissà perché. E fu un bicchiere pieno di sangria a portarti via dalla compagnia. Ma tu sei mia e così sia. E non mi dire che non mi vuoi bene, perché sono un pretesto per non stare insieme. Ma tu lo sai che cosa vuoi. Pa 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 ra pa ra pa ra pa pa. Biri bi bam bi ra bi ri bi pa pa ra. Biri ba ri ri ba ri ba ri ba ra pa. E intanto poi ti sogno già salire le scale, ma da dietro, e poi mi sento un animale, calze fine già smagliate, ma quella voglia dell'estate che ci abbiamo e noi, che scopro in te. E intanto adesso mi collasso nel divano, col bicchiere nella mano. Se non è sesso è sentimento, l'importante è che rimanghi un po' più denso della realtà che finirà. E fu un bicchiere pieno di sangria a portarti via dalla compagnia. Ma tu sei mia e così sia. E non mi dire che non mi vuoi bene, perché sono un pretesto per non stare insieme. Ma tu lo sai che cosa vuoi. Para pa 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 ba ri be pi ri be ri be ri ba. E adesso infine salto dentro al letto, ma poi mi cresce il presentimento che non son santo, io lo ammetto, ma è proprio questo il mio difetto. E ci siamo addormentati dentro al letto come baccalà. E fu un bicchiere pieno di sangria a portarti via dalla compagnia. Ma tu sei mia e così sia. E non mi dire che non mi vuoi bene, perché sono un pretesto per non stare insieme. Ma tu lo sai che cosa vuoi. Un applauso anche a Melo, il percussionista, col caon. Biri biri barin, barabaraba, barabaraba, barabaraba.